Prego, professore, benvenuto. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti, ciao. Allora, hai sentito? L'umore è diviso, eh? Oggi c'è un'interrogazione seria. Questi ragazzi qua, questi ragazzi e docenti in prima fila sono quelli che ti faranno le domande che sono arrivate questi giorni in rete, che sono le domande che si fa al mondo della scuola. Come sai, le domande sono tante in questo momento. Beh, intanto la cosa mi piace. Io ho vissuto tutta la mia vita nella scuola e quando più ho imparato è andando in classe e provando ad insegnare. Di solito impari più da chi ti ascolta rispetto a quello che tu insegni. Questo credo che sia forse... Senti, ho visto che eri seduto qui da un'oretta, hai visto un pezzo di questo high school. Che impressione ti sei portato a casa intanto? Beh, mi sono è una conferma di quale sia il valore della scuola italiana, di questa grande comunità, di questa grande partecipazione di tutti, dagli studenti agli insegnanti, naturalmente al personale e ai dirigenti. Però io credo che oggi più che mai la scuola ha voglia di presentarsi. Per molti anni la scuola è stata un po' lasciata da parte, sembrava quasi che non fosse una priorità del paese. Invece io credo che oggi la scuola e noi abbiamo voglia di dire quello che stiamo facendo. Qualcosa facciamo bene, qualcosa facciamo meno bene, ma certamente credo che la scuola abbia questa voglia. Allora, allievo, professor, ministro Francesco Profumo, la prima domanda gliela fa Federico Morello. E se io mi sedessi qua? Sediamoci qua. Sediamoci qua, dai. Federico. Buongiorno, signor ministro. Sono Federico Morello, mi occupo di banda larga. Prima nel mio intervento ho detto che è impossibile parlare di high school, di nuove scuole, senza parlare di internet, continuando a parlare di digital divide. Ora, nell'agenda digitale finalmente ci sono norme per la scuola digitale. Sono stati stanziati 40 milioni per dotare di iPad i professori del Sud Italia. Però si è anche tagliato l'accesso al servizio pubblico di connettività a circa, mi pare, 3.800 scuole. So che era una convenzione vecchia, ma comunque era una connessione. Qui ci sono scuole già totalmente digital che usano degli iPad, che però hanno davvero grandi problemi di banda, di connessione. Alla luce di tutto questo, perché non introdurre come criterio fondamentale per la stesura del piano nazionale di banda larga la copertura delle scuole? Perché non partire portando internet alle scuole? Allora, banda larga in tutte le scuole è la prima domanda. Ministro. Ti posso fare io una domanda, sai, faccio questo mestiere. Negli ultimi 6 anni, il contratto fu fatto nel 2006, quante volte hai cambiato il contratto del tuo telefonino? 2 o 3 volte. Ebbene, credo che la scuola oggi stia riflettendo su quello. Allora c'erano costi diversi, c'erano diverse modalità di connessione. Oggi io penso che noi dobbiamo dare risorse e autonomia alle scuole, in modo che siano le scuole che scelgano il loro operatore migliore, quello che gli consente di avere non solo una connessione a banda ridotta, ma a banda larga. Questa è l'operazione. L'anno scorso gli abbiamo dato 200 milioni alle scuole, l'anno precedente erano 110, quest'anno gli daremo 240, in modo che si avvii questo processo. Naturalmente poi ci saranno le risorse aggiuntive, ma io credo molto nel fatto che le scuole debbano diventare autonome. Gli diamo le risorse e loro debbano essere in grado di fare le loro scelte. Grazie. Perfetto. La seconda domanda direi di Dianora Bardi. Dianora. È leader di un progetto molto importante che si chiama Impara Digitale, che sta cambiando anche la didattica, sta innovando profondamente il modo in cui si fa lezione e il rapporto con i docenti, con gli studenti. Prego. Buongiorno signor Ministro, sì, in effetti io insegno al liceo scientifico Lussana di Bergamo e siamo stati la prima scuola in Italia a mettere i tablet nella didattica 3 anni fa. Abbiamo modellizzato un metodo, lo stiamo portando in giro per l'Italia, abbiamo già formato oltre 1.000 docenti e ci stiamo accorgendo che quello che vogliono i ragazzi, la libertà, una scuola diversa, una scuola digitale, si scontra contro un gravissimo problema. I docenti, questi docenti che dobbiamo difendere, non sono aggiornati, non sono pronti, non sono formati per una didattica diversa, non per l'utilizzo delle tecnologie, ma per fare una didattica che si avvicini ai ragazzi. Perché imparare a usare un iPad non è difficile, ma fare una didattica che metta al centro lo studente,
che parli di competenze e che dia al docente la possibilità di accompagnare lo studente nel suo percorso conoscitivo è molto difficile. Come pensa che questo possa, oppure lo facciamo noi dalla base come lo stiamo facendo? O il Ministero ci può aiutare in questo? Io credo che dobbiamo fare una cosa insieme, grazie. E dobbiamo partire probabilmente dai dirigenti scolastici. Voi lo sapete, la settimana scorsa io ho incontrato gli 845 nuovi dirigenti che hanno preso servizio il 1° di settembre e con loro abbiamo avviato questa fase di formazione, proprio perché io credo che la scuola cambi se cambia e se diamo la possibilità ai nostri docenti di essere parte più attiva di questa scuola e, se volete, anche di essere stimolati dai nostri ragazzi. Io credo che nel futuro le nostre scuole siano una cosa un po' diversa da quella dove io sono stato. Io mi ricordo ancora questi banchi, però c'era una differenza, avevano la formica verde, forse lei era come me, no, quando è andata a scuola. Ebbene, io credo che in questa nuova scuola, in realtà, il professore, il maestro, sia piuttosto un direttore d'orchestra, dove alcune cose le sa lui e le trasferisce lui direttamente, altre invece le organizza, le deve trasferire, le deve organizzare, deve essere capace anche qualche volta a cambiare sposto, no? Se lei viene un po' qua, io vengo un po' lì. Quindi in questa modalità diversa abbiamo bisogno di aiutare i nostri docenti perché non si sentano in difficoltà. Allora stiamo avviando un progetto che naturalmente deve essere negli anni. Noi non possiamo fare una cosa un anno, qualche mese, poi dimenticarci. Il problema di questo paese è che deve imparare a progettare, deve imparare a dire ci sono cose che, nelle quali bisogna investire nel tempo. E allora lo facciamo attraverso INDIRE, lo facciamo attraverso la collaborazione con voi, perché sono molte le esperienze che avete fatto. E io vorrei che imparassimo una parola che questo paese non ha ancora imparato così bene, che è riuso. Il riuso significa che noi facciamo molte esperienze, molte volte sono troppo piccole, ma di grandissimo valore. Se riusciamo a condividerle, se riusciamo a cooperare, se riusciamo a metterle in rete, non in rete solo la rete che abbiamo visto, ma in rete vuol dire tra di noi, io sono certo che in pochi anni la scuola sarà quella che noi ci stiamo immaginando. Professoressa Bardi, che voto dà il Ministro su questa risposta? No, il Ministro ha perfettamente ragione, do 10 sulla risposta, tenendo però in considerazione che le scuole oggi sono invase da tecnologie. Io vengo da una Lombardia che ha dato 12 milioni di euro di tecnologia agli studenti e i professori entrano già in classe e si pongono... E noi dobbiamo fare presto perché la tecnologia guarda sempre indietro, la cultura è quella che guarda avanti. Allora dobbiamo fare presto a fare questa operazione, altrimenti perdiamo una grande occasione. Noi abbiamo cominciato questa giornata facendo vedere un video che ha girato per voi Roberto Vecchioni e sta prestando la voce e la musica. Credo che il professor Vecchioni sia in aula ma sia anche collegato con noi adesso. Dov'è Roberto? Ciao Roberto, grazie. Dove sei? Sono qua, certamente, sono in aula. Ah, ciao. 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 Saluti a te, saluti al Ministro. Questa è la mia aula, dicevano, di tecnologia. Certo, questa è l'Università di Pavia. Se non è tecnologica l'Università di Pavia, non so come e dove. Ma il problema è che il 90% delle scuole italiane non hanno tutta questa tecnologia e sono molto povere. Ed è un problema gravissimo, perché penso che saremo d'accordo tutti, non potremo mai avere una società libera, una società colta, se non abbiamo una scuola adeguata. E purtroppo la scuola non è separata dalla società e abbiamo una scuola che assomiglia maledettamente alla società che c'è fuori. Dobbiamo fare in modo che la scuola possa cambiare in conseguenza anche di un cambio della società. La domanda però non è questa, la domanda era stata fatta prima e la rifaccio io in un'altra maniera. Bisogna smetterla di centralizzare il potere. Bisogna assolutamente ascoltare gli studenti. Io credo che gli studenti devono avere più del 50% di voce nella scuola, nella loro aula, nella loro classe, nella loro scuola, nella loro università. Perché fondamentalmente è la loro repubblica la scuola. E noi passiamo, ma loro comandano. E dobbiamo ascoltarli. Poi naturalmente si possono anche cassare alcune cose, questo è ovvio. Ma bisogna ascoltarli. E io chiedo al Ministro che i ragazzi siano ascoltati sempre di più.
e dovranno essere ascoltati sempre di più. Dovremo ascoltarli, ma non solo in modo superficiale, dovremo continuare un dialogo continuo con loro, perché attraverso loro costruiremo il nostro paese del futuro. Per cui io credo molto nel dialogo, nella cooperazione, nel fatto che ci sia un rapporto, un filo rouge continuo con gli studenti. Ti ringrazio molto. Grazie Roberto, ciao, grazie anche per il video che hai fatto con noi. Grazie ancora, lezione. Ciao. Allora, visto che parlavate di dialogo e di ascolto, il video che avete visto all'inizio è collegato a un fatto, secondo me, una piccola rivoluzione che prova a avviare il MIUR, perché è collegato, non chiamiamolo blog, chiamiamolo un Tumblr, dove potete scrivere direttamente al ministro Francesco Profumo com'è la vostra scuola e com'è la scuola che volete, che scuola vogliamo costruire. Potete mandare lettere, video, fotografie, anche soltanto file audio, e tutto viene pubblicato su questo Tumblr che si chiama portascuolaituisogni.it, come la campagna che abbiamo appena visto. Certo, e l'obiettivo è proprio far emergere da questo nostro paese, che ha tantissima capacità e ha investito anche molto, soprattutto le persone hanno investito, in modo tale che le grandi sperimentazioni che sono state fatte diventino progetto paese. Non siamo più in grado, ognuno di noi, di farci la nostra applicazione. Pensate un po', aspetta qua. Pensate un po', questo signore che qualche anno fa ci ha cambiato un po' la vita, e ce l'ha cambiata soprattutto per una cosa, che quando noi compriamo una cosa di questo genere, oggi ce ne sono molto diverse e molto più avanzate rispetto a questa, quella che compra Riccardo e che quello che compro io sono uguali. Dopo pochi giorni lui ha scaricato le sue app, io mi sono scaricato le mie, e ciascuno di noi se l'è personalizzato in funzione di come pensa, di che cosa fa. Allora, ciascuna di queste app, se io me la fossi fatta o se lui se la fosse fatta, probabilmente costerebbe 100.000 euro, 50.000 euro, 30.000 euro, 10.000 euro, dipende dalla... Ebbene, noi invece, attraverso quello che loro chiamano uno store, che per noi cos'è? Un magazzino, è un qualche cosa dove mettiamo dentro le nostre cose, e riusciamo a comprarla per 0 euro o per un euro e mezzo. Allora, io posso lanciare un messaggio, lo lancio anche con piacere, perché mi sembra di aver capito. Dov'è Lorenzo? Benussi, Lorenzo, vieni qua, vieni qua. Vieni Lorenzo. Vieni Lorenzo. Allora, Lorenzo Benussi... Siediti un po' qua. È stato una delle due persone, insieme a Fabio Lalli, che ha gestito una cosa bella che c'è stata ieri sera qua al Palo Automatica, quasi 200 ragazzi a immaginare applicazioni per la scuola del futuro. Si chiama Hackathon, è una maratona di hacker, e hacker non è una parola brutta, sono persone che stressano la tecnologia per inventare delle cose nuove. Allora, scusa un po', ma noi non siamo capaci a fare una cosa analoga, in cui chiamiamo la professoressa, diciamo: professoressa, quante applicazioni hai fatto? Dov'è Salvatore Giuliano? Salvatore, eccolo là. Quante applicazioni hai fatto? Quanti potremmo chiamarne persone in questa sala che hanno fatto già per la scuola? Però è rimasto nel loro server, nella loro scuola, nel circolo delle persone, in realtà loro hanno lavorato insieme agli altri. Ma di lì a farlo diventare progetto paese, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo raccoglierle. Tra l'altro, quello che abbiamo fatto ieri, scusate la voce, ma ieri siamo andati avanti a lungo e l'ho un po' persa, è stato proprio raccogliere, aprirci agli studenti, cercare di raccogliere le loro idee, e le vedrete poi dopo. Una di queste parla proprio di piattaforme, parla proprio di aprirsi verso l'esterno e inserirli all'interno di una piattaforma in condivisione. Non ci vuole molto, e secondo me è solo una questione di raccogliere e di ascoltare gli studenti. E quindi noi possiamo, tra non molto, dare una risposta a quello che loro ci chiedevano: mettere a disposizione una piattaforma, e poi chi vuole contribuisce. E contribuisce e lo mette a disposizione di tutti. Questo vuol dire fare un bene comune. Perché le cose che ho sviluppato io non sono solo per me, ma sono per tutti noi. Ecco, credo che questa debba essere la logica verso la quale noi ci dobbiamo muovere. Bene, perfetto, direi. Lorenzo, resta con noi, perché dai, poi facciamo l'hackathon. Noi dopo, tra pochi minuti, facciamo la gara fra le migliori applicazioni, e le giudichete anche voi da qua. Mario Mattioli. Pronto? Sì, ecco. Buongiorno Ministro, sono un vicepreside di una scuola, di un istituto comprensivo, di una scuola di base della provincia di Roma, che come tantissime scuole
lavora giorno per giorno per fare innovazione dal basso. Fa molto piacere ascoltare il suo discorso riguardo all'autonomia delle scuole e alla valorizzazione delle risorse che nelle scuole ci sono. Non facciamo rete, questo è il problema, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto, non solo per quanto è stato già detto, ma c'è un altro aspetto che secondo me è molto importante e che riguarda soprattutto la scuola di base. Su questo vorrei il suo parere. Io sono un vicepreside che fino a un anno e mezzo fa aveva l'esonero totale dal servizio. La mia scuola ha quasi 1300 studenti su 5 plessi ed ero l'unica, oltre al dirigente, l'unica figura che aveva questa possibilità. Ora il precedente governo ha cambiato un po' le regole e quindi non ho più l'esonero ma il semi-esonero. Tutto questo accade mentre in altri paesi europei le scuole hanno delle figure specifiche per l'innovazione che lavorano a tempo pieno su questo. Ora io mi chiedo, noi abbiamo tantissime risorse nella scuola, ma per valorizzarle abbiamo anche bisogno del tempo, perché gestire una scuola è estremamente complesso, gestire l'innovazione lo è altrettanto, fare le due cose insieme è impossibile. Bene, ministro. Lei ha ragione, posso provare a raccontarle una cosa. Io ho tre figli, quindi ho sempre avuto un rapporto con la scuola, ma di tipo indiretto, nel senso che la mia vita l'ho trascorsa all'università e nel mondo della ricerca. Però mi sono appassionato alla scuola, perché ciascuno di noi quando fa un certo tipo di lavoro deve metterci quella passione di cui si parlava prima, altrimenti diventa un lavoro normale. Invece io credo che questi lavori qua siano anche un po' speciali, bisogna essere grati, no, di fare un lavoro. Allora, io ho viaggiato in molte scuole, ne ho visitate molte, belle, meno belle, con tanti problemi, con poche, e mi sono reso conto di una cosa. Primo, che ci sono delle persone di grandissima qualità in tutta la filiera, quindi dallo studente, quindi da questo nuovo cittadino che noi speriamo di essere capaci di formare nel modo migliore, al dirigente regionale, poi tutti quelli che gli stanno in mezzo. L'impressione che io ho avuto però è che è un sistema poco governato, nel senso che io credo che un ministero come questo debba essere un ministero non autorizzativo, non serve a niente scrivere circolari, serve dare delle indicazioni che siano degli obiettivi che poi siano un po' anche misurabili e poi lasciare che il processo se lo gestiscano le persone. Allora, se noi avviamo questa modalità qua, io sono certo che all'interno della scuola troviamo anche delle risorse e delle ore perché le persone come voi abbiano questa funzione anche, lasciatemi dire, di indirizzo di un sistema complesso che non può essere lasciato senza governo. Quindi il mio impegno è andare in questa direzione per dare a voi questa possibilità di poter lavorare bene, che è quello che chiedete, non chiedete mica di non fare, chiedete di fare di più ma di poter lavorare nel modo corretto. Allora, c'era un'altra domanda che riguardava un tema molto delicato, che è quello dell'edilizia scolastica. Ci sei tu? Ti do il microfono, tieni. Sono una giornalista scientifica e lavoro a partire dai dati, quindi intanto la ringrazio perché l'iniziativa Scuola in Chiaro ci ha permesso di conoscere per la prima volta veramente cosa sono le scuole italiane, quante sono, quanti studenti, attrezzature, dove sono, eccetera. Io vivo a Bologna e dopo il terremoto recente ho iniziato a occuparmi anche del guscio, delle mura, delle scuole e a cercare di capire quanto sono sicure. Sto cercando di raccogliere tutti i dati possibili e di costruire una mappa in un'inchiesta che si chiama Scuole Sicure, che assieme al collega Guido Romeo abbiamo pubblicato su Wired. Questa inchiesta mira a fare la mappa della sicurezza in Italia. Allora, stiamo lavorando con il suo ministero, con le regioni, con le istituzioni per poterla completare e le chiedo quando e se sarà possibile avere anche queste informazioni sempre all'interno di Scuola in Chiaro, perché sarebbe utile anche per tutti noi poter contribuire segnalando eventualmente problemi. Grazie. Grazie. Beh, tanto il tema è certamente uno di quelli che più mi appassiona, perché in questo mio viaggiare per l'Italia io mi sono accorto di situazioni veramente molto diverse da di loro. Però mi sono anche accorto che non avevamo nessuna fotografia, che non sapevamo assolutamente di che cosa stavamo parlando. Perché quando si dice ci sono tante o poche scuole di qualità o scuole con altri problemi,
Allora, io vengo da una cultura che è la cultura del dato, probabilmente lei come me. Quindi il primo lavoro che stiamo facendo, e che lo facciamo in parte insieme, è quello di fare un'anagrafe dell'edilizia. Un'anagrafe che naturalmente è un po' complicata. Per quale motivo? Perché la proprietà degli edifici non è del Ministero, è parzialmente dei comuni, parzialmente delle province e per una piccola parte anche del Ministero. Quindi la prima operazione che sto facendo è quella di mettere insieme questi dati e di certificarli e poi di avere la possibilità anche di interagire, perché se si fanno azioni o se le cose peggiorano bisogna averli in tempo reale l'aggiornamento. E allora con Riccardo abbiamo pensato anche che c'è un modo, che è quello di avere un'applicazione che consenta ai genitori, ai bambini, quando vanno nella scuola, dire: guarda, ieri questa cosa qua funzionava, oggi non funziona, o viceversa. Quindi il primo momento è questo. Una volta avendo certificato questa cosa, bisogna fare una seconda cosa, che è quella di andare a classificare le anomalie o le cose che funzionano e poi andare a fare una valutazione di quali sono gli interventi da fare e naturalmente i costi relativi. E poi io mi auguro che il nostro diventi un paese normale, fare un piano pluriennale, perché questo possa non essere a parole, ma possa risolvere i problemi naturalmente partendo da quelli più gravi. Allora, tutta questa cosa è bella da dire, non è così facile da fare. Nel decreto Digitalia abbiamo messo una norma per creare un fondo che ha quale fine? Proprio di poter operare in questa direzione, con anche un obiettivo, quello di poter costruire scuole nuove. E in che modo? Perché molte delle scuole che oggi abbiamo probabilmente sono obsolete, probabilmente dal punto di vista energetico non vanno, hanno delle condizioni difficili in sicurezza, insomma ci sono delle condizioni per cui, oppure anche sono in aree che potrebbero essere utilizzate in altro modo. Allora l'idea che cos'è? È di dire: c'è un fondo, il Ministero ci mette un po' di risorse, un po' ce li mette la Cassa Depositi e Prestiti, un po' ce li possono mettere altri attori, le regioni per esempio, piuttosto che l'INAI. Dopodiché, nel momento in cui si decide di fare questa operazione, ci sono due elementi: la scuola che deve essere ricostruita e il terreno sul quale andremo a costruire la nuova scuola. Allora l'ente, cioè il comune o la provincia proprietario, conferisce la scuola al fondo e per il periodo in cui non c'è ancora la nuova scuola paga un affitto. Questo perché? Anche per stimolare un po', perché le cose vadano velocemente, perché altrimenti questo è il paese che dorme spesso su queste cose. E nel momento in cui poi si costruisce la scuola con un intervento da parte del fondo, probabilmente anche i comuni potrebbero mettere una quota a parte relativa a una parte di prestito, ecco. E poi alla fine di questa operazione l'ente ha la nuova scuola e la scuola invece vecchia fa parte del fondo che viene ad andare a far parte di questo patrimonio complessivo. Ministro, però perdonami, tu hai dato una risposta molto analitica a una giornalista, ma la risposta agli studenti è che è cominciato un percorso per rifare le scuole? È cominciato un percorso per fare due cose: prima, mettere in sicurezza le scuole che abbiamo, che è la nostra grande preoccupazione, e secondo, per avviare un percorso di costruzione di nuove scuole. E le prime due credo che saranno proprio nella sua città, perché qualche giorno fa ho firmato col suo sindaco un protocollo d'intesa. Quindi le cose partono. È chiaro che è un sistema complesso che ha bisogno soprattutto di essere governato. Bisogna sedersi e fare le cose con una pianificazione e poi essere seri nella risposta in termini di tempi, in termini di processi. Allora, ci proviamo, non è detto che siamo così bravi. Noi dovremmo fare l'hackathon, cioè la gara dei migliori team scegliendo l'applicazione migliore per la scuola. Però abbiamo ancora un paio di domande al volo, rapida. Ma Gisella Donati, Ministro, le chiedo una cosa. Da vedere se so rispondere. Penso di sì. L'esaltazione della tecnologia a scuola è importantissima e la continua critica al corpo insegnante non pensa che avvilisca di più la sua figura, che secondo me è molto importante per una relazionalità affettiva con gli studenti? Guarda, io credo di essere una persona di scuola e tutti me lo riconoscono, e io credo veramente che questa sia una comunità di grandissimo valore.
in cui c'è una centralità che sono gli studenti, ma subito accanto ci sono i docenti. E io credo che questo paese debba ritornare ad avere rispetto, perché il nostro paese, i nostri nuovi cittadini sono formati nel modo giusto se ci sono delle persone come lei da insegnare. Le racconto una cosa. Io ho vissuto per un certo periodo della mia vita in Giappone, ho insegnato in un'università giapponese e lì è un paese in cui c'è così un grande rispetto dell'insegnante che quando un maestro, un professore si presenta e presenta il biglietto da visita, lo sa un po' in questo modo qua, un po' rituale, dice sensei, maestro, e poi dice il suo nome e cognome. Quindi pensi qual è l'orgoglio di essere un maestro, un insegnante. Ecco, io credo che se noi partissimo da questo, e naturalmente la società deve essere rispettosa, perché noi possiamo costruire una società diversa solo grazie a voi. Ripartiamo dai maestri. Nicola Greco ha un tweet, prima ha fatto un intervento che chiudeva con una domanda proprio a te. Prego Nicola, al volo. Allora, le scuole cambiano, i linguaggi cambiano, i linguaggi della rete cambiano continuamente e la programmazione, la tecnica di programmazione in alcuni paesi come l'Estonia ormai è lingua franca. Ci sono ragazzi, io potrei andare in Estonia e prendo un ragazzo e dire facciamo questo progetto assieme, sì, perché questo ragazzo ha le capacità tecniche. Se vogliamo fare applicazioni come diceva lei, bisogna, a mio parere, insegnare e creare una cultura digitale. E la mia proposta e domanda è: integriamo sempre di più la programmazione e la cultura digitale nelle scuole? Ministro, ti devo chiedere una risposta breve, se no non riusciamo a fare l'hackathon dopo. Prego, poi il microfono a te. Prego. Velocissimo. Io credo che noi dobbiamo avviare un processo di cultura. La tecnologia passa, questa tecnologia qua è quella dell'altro ieri. Se noi siamo capaci di avviare questa cultura dall'alfabetizzazione dei bambini piccoli, otteniamo quello che tu chiedi. E credo che il paese ne abbia veramente bisogno. Caterina Policaro, insegnante e blogger. Insegnante e blogger. Io mi chiedo, vi chiedo Ministro, se l'innovazione arriverà realmente in tutte le scuole d'Italia, così come è fatta, perché altrimenti in questo momento io vedo e vivo situazioni di eccellenza da una parte, tecnologica con le varie esperienze, e nella concretezza digital divide e mancanza di cultura di rete che non permette agli insegnanti di fare questa cultura digitale. Le do una risposta indiretta. L'altro ieri sono stato a Monterosso, perché voi sapete che dopo l'alluvione la scuola era in una situazione disastrata, e io sono stato lì nel mese di aprile e ho promesso che sarei tornato, che loro intanto avrebbero riaperto il 17 di settembre con la scuola funzionante, questo è stato un impegno di un sindaco bravissimo, non mio, e che io sarei tornato. E quella è una scuola che è ripartita. E allora un bambino mi ha fatto questa domanda, e c'era una classe di bambini e io ho chiesto: ma quanti di voi a casa hanno un iPad o un portatile? Erano 23 e ce l'avevano 22. Allora ho detto: se noi partiamo proprio da questa generosità del paese, in cui diciamo mettiamo un po', così come ci portiamo i promessi sposi del papà o della mamma a scuola, se noi incominciamo un po' a condividere quello che abbiamo e non, di nuovo, riusiamo quello che c'è, forse acceleriamo questo processo in cui io credo molto. Se noi pensiamo sempre che venga tutto da qualcun altro, forse questo non è il modo. Allora ci vorrebbero o ci vorranno molti, molti anni. Bisogna diventare un po' più generosi, dobbiamo diventare un paese che riusa, un po' più cooperativo, un po' più capace a guardare negli occhi gli altri e dire andiamo insieme. Bene, andiamo insieme. L'ultima domanda e facciamo l'hackathon e facciamo il nostro X Factor. Agostino Quadrino. Buongiorno Ministro, io sono Agostino Quadrino, editore di Garamond. Io prima di tutto vorrei ringraziarla per aver inaugurato un modello diverso di dialogo e di presenza all'interno di queste manifestazioni. Eravamo abituati a ministri che facevano, o meglio, leggevano discorsi scritti da altri e magari non rispondevano alle domande nemmeno alla fine. Quindi il fatto di venire ad ascoltare e dialogare con noi è molto bello. Grazie, prima di tutto. La domanda è molto semplice. In queste settimane tutte le famiglie e tutti gli studenti sono alle prese con la spesa per i libri di testo. Io da editore devo dire che con la metà della metà, forse anche della metà, di quanto ogni anno si spende, circa 800 milioni, 900 milioni di euro per libri di testo su carta, si potrebbero fare bellissime piattaforme, contenuti interattivi, contenuti digitali,
aperti e condivisi. È venuto il momento per abolire il libro di testo e passare tutte quante le risorse al digitale? Grazie. Aboliamo il libro di testo? Beh, lei mi ha fatto un assist come quello che può fare, non so, Maradona. Beh, io credo che siamo più che pronti. Voi lo sapete, in Digitalia abbiamo fatto anche una norma, perché dal 2013-2014 per le scuole superiori, poi a poco per tutto il paese, avvieremo questo processo in cui inizialmente avremo un piccolissimo libretto e poi tanto su cose come questa, dove è questo libro che nasce ogni giorno, no? Lei lo sa benissimo che cosa diciamo. Vuol dire che sulla base di uno scritto iniziale poi ci sarà la possibilità di fare collegamenti con video, collegamenti con risolutori, collegamenti con fotografie, con altri testi, e quindi costruire questo libro personalizzato in quell'autonomia di cui parlavamo prima, perché la professoressa probabilmente la pensa un po' diversa, e soprattutto i suoi studenti, perché questa forma di costruire il libro insieme nasce dagli studenti, perché noi poi dobbiamo essere il direttore d'orchestra che dice guarda questo lo va o non va, tenendo anche presente, e lei in fondo lo ha detto in qualche forma, che se noi andiamo in questa direzione, dov'è Salvatore Giuliano? Salvatore è assente, adesso faccio l'appello. È andato a fumare. È andato a fumare, ma eccolo qua, eccolo. Senti una cosa, dammi qua. Raccontaci un po', com'è che abbiamo fatto a scuola, in una città come Brindisi, ad avviare questo processo senza caricarlo sulle famiglie? Perché questo è il tema. In questo momento le nostre famiglie è una situazione difficile. Noi dobbiamo trovare il modo di accelerare questo processo senza chiedere troppe risorse, o non chiedendo assolutamente risorse, e con una regia e un po' di risorse dello Stato. Cosa avete fatto? Abbiamo... Tu, sì, grazie. Allora abbiamo... Beh, lui lo sa benissimo, ci conosciamo, vedo tanti amici qui. Siamo partiti nel creare i libri di testo. Un tweet. Abbiamo lavorato tanto. Un tweet, abbiamo lavorato tanto. Abbiamo lavorato tanto, le soddisfazioni ci sono, e quello che chiediamo noi è l'aiuto di tanti altri docenti. Ci sono tanti docenti, tante professionalità, anche gli alunni, che ci danno una mano, tutti insieme si può crescere, ecco, tutto qui. Bene. Lei invece ha un'esperienza di questo tipo sui libri? No, noi abbiamo abolito i libri di testo. Tu fa più vicino. Noi abbiamo abolito i libri di testo, non anche scriviamo loro. Noi i libri di testo, noi prendiamo le risorse digitali, insegniamo ai ragazzi a selezionare le risorse digitali, a diventare cittadini digitali. Usiamo molti libri cartacei di testo, perché per me l'autorità sono i libri di testo. E da questo noi produciamo la nostra biblioteca virtuale e i nostri libri multimediali. Allora lei deve mandare questa cosa a Benussi, che è come se fosse lì, perché è un'application insieme alla sua che possiamo condividere con gli altri. Bene, grazie. Allora io dico che la scuola italiana ha tanti problemi. Questo governo ha fatto delle cose buone o delle cose non buone, ma un ministro che viene in un posto così grande a confrontarsi senza rete e senza clac, senza aiuti, con gli studenti, con i docenti, con le famiglie, io non l'avevo mai visto. Francesco Profumo, grazie. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Se resti con noi adesso premiamo le migliori applicazioni. Allora...